ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. Ringrazio il Signore per i tanti ministeri che ci sono qui, ministeri istituiti e ministeri di fatto. Ognuno ha un suo ministero, che è un compito che il Signore gli ha affidato. Attenzione, non siamo noi che ci prendiamo un incarico, un compito, no, ma accogliamo l'invito del Signore, accogliamo il suo mandato per servire i fratelli in una maniera o in un'altra. Un servizio per la liturgia, un servizio per la parola, la catechesi, un servizio per la carità. Ho visto che è tanto il bene che si fa in questo, con i ragazzi, con i giovanissimi, con i bambini, ecco, con i genitori dei bambini del catechismo. E poi il servizio ai malati. Ho potuto visitare alcuni di loro e vedo quanto per loro è importante ricevere Gesù, l'Eucarestia, ogni domenica. So che alcuni ci stanno seguendo in questo momento ed è un'iniziativa bellissima, perché sì, forse la messa in televisione è più bella, ma la messa della propria comunità è la nostra vita. Vedere le facce amiche, le facce che abbiamo frequentato tante volte e che ora purtroppo non possiamo frequentare perché ammalati, ma sentirsi in comunione è una cosa straordinaria che non dobbiamo sottovalutare. E poi la comunione eucaristica portata dai tanti ministri straordinari della Santa Comunione, questi ministri che non sono in funzione di se stessi, ma sono per portare Gesù, il conforto di Gesù, pane di vita, medicina, aiuto, sostegno nel momento della prova, della sofferenza, della debolezza. E di questo vogliamo anche ringraziare il Signore. E poi ancora la bella iniziativa dei REST, le attività estive dei ragazzi. Bisogna qualificarli sempre di più. Ho detto agli animatori come devono, ecco, formare se stessi per essere in grado di accompagnare questi ragazzi a crescere, ma anche a incontrare Gesù, perché qui è questo lo scopo principale: incontrare Gesù, crescere sani, contenti, incontrare Gesù per essere in grado di vivere quell'amore di cui Gesù ci parla oggi. Certamente ci sono alcune cose che vanno migliorate in una prospettiva, diciamo, di impegno che vede coinvolti tutti. Il ruolo del consiglio pastorale parrocchiale, che è un po' il cuore, il motore della comunità, che coordina il percorso, il cammino di tutta la comunità, dei gruppi, dei movimenti, delle associazioni, del comitato, altra esperienza bella che si vive qui. Ma il consiglio pastorale è il motore, che non organizza soltanto alcune iniziative, ma fa discernimento sulla vita cristiana di questa comunità e, con l'aiuto di tutti, poi propone un percorso da fare per portare il Vangelo anche alle tante persone che non frequentano questa comunità, o alle persone che, pur affacciandosi sull'uscio, hanno bisogno di incontrare qualcuno che li porti da Gesù. E questo è il ruolo del consiglio pastorale. La nostra diocesi
si sta ponendo seriamente in questa prospettiva e proprio domenica noi faremo un'assemblea ecclesiale. Ho convocato tutti i cristiani, adulti e giovani della comunità per ascoltare quelle che sono le consegne del Sinodo dei Vescovi sui giovani e per interrogarci noi come possiamo aprire spazi, aprire prospettive ai nostri giovani. Nessuno ha la soluzione, ma insieme dobbiamo fare discernimento. Non è il problema questo dei giovani e nemmeno di un gruppetto di persone che si occupano della pastorale giovanile, no. Questo è un tema che riguarda tutta la comunità, riguarda i vostri figli, i nostri fedeli. E come ho detto ieri ai genitori, non possiamo rassegnarci a non vedere nelle nostre celebrazioni giovani, rassegnarci ad essere così, noi ormai avanti negli anni, magari un po' di bambini e poi no, io non mi rassegno e mi auguro che anche voi non vi rassegnate, ma occorre che con la preghiera, con l'interessamento e con la presenza affrontiamo questo tema. Ecco, fratelli e sorelle, ci sono altre cose che vorrei dirvi, ma non voglio abusare della vostra pazienza. Dobbiamo camminare insieme, è un cammino di comunione, questa non è la Chiesa, il gruppo non è la Chiesa, è una cellula della Chiesa, perché la Chiesa si manifesta nella diocesi e il responsabile della diocesi è il Vescovo, successore degli Apostoli, aiutato e collaborato da tutti i sacerdoti e qui noi facciamo un'esperienza, diciamo, parziale della Chiesa, la facciamo pienamente quando siamo riuniti tutti insieme, con il Vescovo, i presbiteri, i diaconi, i ministri vari e tutto il popolo di Dio. Molte volte facciamo crescere la comunione, la Chiesa, ognuno secondo quanto il Signore gli chiede. Ecco, io vi ringrazio per quello che fate. Ringrazio. Grazie di cuore per la presenza.